Cosa accadde nei cieli di Ustica la sera del 27 giugno 1980 quando un aereo di C9 Itavia con a bordo 81 persone scomparve improvvisamente dai radar, disintegrandosi e precipitando nelle acque del Tirreno? A distanza di oltre 40 anni, una verità conclamata e univoca ancora non c'è, sebbene la principale ipotesi, riconosciuta anche dal Tribunale Civile di Palermo, sostenga che l'abbattimento dell'aereo sia stato causato da un missile lanciato da un caccia NATO che lo avrebbe colpito per sbaglio durante un combattimento aereo contro un MiG libico. Tesi non condivisa però dal generale dell'aeronautica militare Leonardo Tricarico, che nell'ambito della rassegna letteraria Isola del Libro Trasimeno ha presentato a Castelrigone il libro scritto insieme al giornalista Gregory Alegi, Ustica, un'ingiustizia civile, in cui, attraverso un'operazione di fact-checking, i due autori smentiscono l'ipotesi del missile. C'è stato un processo penale lunghissimo, conclusosi ovviamente in Cassazione, che ha fissato inequivocabilmente le cause della la dinamica e le cause dell'incidente, che è stata una bomba, semplicemente una bomba sistemata nella toilette posteriore del velivolo. Non si sa chi l'abbia messa perché non si è mai indagato in quella direzione. Quindi questo libro dice questo, è un libro di controinformazione, cioè contro la verità ormai incistata nel sentire comune. Una storia che comunque la si voglia vedere è una storia misteriosa, una storia sulla quale non è stata fatta e temo io che non potrà mai essere fatta verità assoluta, lo faranno gli storici. Ci sono delle sentenze che affermano determinate ipotesi. Oggi sentiremo un'altra voce, comunque la voce è importante da sentire, è utile. È stimolante. Temi di grande interesse e personalità importanti, insomma, stanno caratterizzando anche questa nona edizione dell'Isola del Libro Trasimeno, che volge così verso la fase conclusiva, dopo aver ampliato i suoi confini e aver portato i suoi caffè letterari, oltre che a Passignano, anche a Cortone, città della Pieve. Siamo più che soddisfatti perché questa manifestazione sta prendendo piede, è riconosciuta ormai da molti. E il fatto che ci viene richiesta la nostra presenza da fuori ci fa essere orgogliosi di questo, per cui crediamo che questa manifestazione sia diventata una manifestazione importante non solo per l'Umbria ma anche per i dintorni e anche fuori, anche in Italia, per cui più che soddisfatti.